Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati a questo nuovo video. Fa male parlare così. Ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Oggi siamo qua col Darius, un champion che era tipo più forte di tutto il gioco quando venne rilasciato. Poi l'hanno buffato, cioè l'hanno nerfato, poi l'hanno ribuffato, poi l'hanno nerfato, poi l'hanno ribuffato, poi l'hanno nerfato, poi l'hanno ribuffato. E adesso è un po' un casino giocarlo top, secondo me, perché ora che c'è questo meta dei top ranged, tipo Graves, Queen e tanti altri cancri così, è un po' difficilino usarlo, visto che lui eccelle contro i melee e soprattutto deve essere aggressivo. Darius bisogna giocarlo aggressivo, ragazzi, perché... Oh, bellissimo First Blood. Darius bisogna giocarlo assolutamente aggressivo, perché se non snowballate all'inizio, questo non è buono. Se non snowballate all'inizio, poi vi è dura riuscire a continuare. Poi siamo contro quel cancro di Fiora e contro quell'altro cancro jungle di Graves. Visto che questa è una norma, non abbiamo potuto mannarli, ovviamente. Contro Fiora, come ci comporteremo? Sinceramente non lo so. Perché lei di danno ce ne fa parecchio. Noi abbiamo un po' più su di sustain, visto che la nostra Q ci cura, se ovviamente prendiamo il limite dell'area. Vedete quello spazietto piccolino, quel cerchio oltre le lame? Dovete prenderlo così. Facendo così, oltre a fare più male, me ne vado. Attento ai palloni, ok. Oltre a fare più male, si cura anche. Ora, vediamo di non far proccare a Fiora la sua passiva stupida. E magari vediamo di beccarle con le Q. Appena avremo il 2, io penso che ci andrà aggressivo. Per ora iniziamo a colpirla un po', visto che di male ne facciamo. E abbiamo... Mi sono messo il Grasp of the Undying per durare un po' di più il lane, per avere più sustain. Stavo pensando al Thunderlord, però ho detto... Sto Thunderlord ormai è usato ovunque. Un po' noioso usarlo anche qua. Vediamo di zonarla un po', va? Ora, giocherò come un... come se fossi in rank, perché contro Fiora nessuna pietà. Contro Fiora nessuna pietà, visto che in late sarà molto molto più forte di noi, anche se riusciremo a snowballare, comunque late Fiora è forte. Allora, si è già portata una pozione. Pecca di questo. Perfetto. Qua ha sbagliato. Qui ha sbagliato e ce la siamo uccisa. Ha sbagliato e vi dico subito perché ha sbagliato. Perché ha usato la Q contro un minion e non contro di me. E anzi, non doveva proprio usare la Q, visto che è l'unico escape che ha. E una volta così abbiamo potuto usufruire tutti i danni stupidi che fa Darius. Ce l'abbiamo uccisa. Ah, una cosuccia. Visto che la passiva di Darius sono queste goccioline che ogni colpo che dà poi rimane come danno a tempo al champion, e se le attaccate tutte e 5, Darius diventa tipo rosso infuocato e sulla testa del champion appare un canestro. Adesso appare un canestro perché io ho la skin, però di solito appare la sua ascia, appare la sua arma, e vi dà bonus in più a secondo del livello. Ora abbiamo 45, all'inizio dovrebbe essere 40, se non sbaglio arriva fino a un massimo di 100, forse anche di più, non lo so perché Darius non lo gioco da mesi e mesi, quindi anzi più che mesi e mesi, quindi non mi ricordo. Questa cosa abbiamo sbagliato, ma comunque abbiamo molto danno di lei e lei non ci ha proccato il punto vitale. Volevo prenderla e curarmi. Allora, pozione quanti ne ha? 2. Dovremmo fare il 6, cioè anzi, faremo il 6 prima di lei. Abbiamo mezzo livello di vantaggio. Anzi, ora ne abbiamo praticamente un intero. Curiamoci. Vedete come sto giocando? Molto, molto aggressivo. Dovete fare così. È un problema se è a livello di jungler. Però una volta che siete un po' fidatini, vi fate sia il jungler che il top. Ora appena prenderà quel... Cazzo. Volevo prenderla appena... Ora stiamo attenti, visto che il punto vitale ce l'abbiamo praticamente scoperto, praticamente addosso. Vediamo di farlo resettare.
Vediamo di farlo resettare o mi sa che io recollo e prendo direttamente. Non mi farò armor o altro. Recollo e prendo direttamente la Tiamat. Così le facciamo ancora più danno e snowballeremo per bene. Tipiamo sui minion. Così magari è scema se sono di vicino, ma non è scema. Appena avremo l'ulti. Spero che sappiate tutti come funziona l'ulti di Darius. Spero. Niente, un punta e clicca che fa true damage, fa più danno ogni volta, cioè più goccioline ha in testa. Appena ne ha 5, gli fate il massimo dei danni. Il massimo dei danni ora è 347 in danni puri, ovviamente. Perché Darius è un certo bilanciato. Ma lui era molto, molto, molto di meno. No! Un errore è stato fatto. Un errore molto grave è stato fatto. Ma proprio gravissimo. Ok. Prendiamoci un po' di vita. Perfetto. Quando i jungler gankano Darius, fanno l'errore di stargli a tiro della Q. Così voi vi refullate, loro si pigliano un sacco di danno in faccia e dicono: ok, forse è meglio non gankare questo Darius. Dopo un po' demordono, soprattutto quando vedono che ci muoiono per tentare di gankare. Ora, io ho fatto l'errore più fatale del mondo, ovvero non ho alzato la ulti. Perché avrei potuto divarla. Tipo adesso. Vabbè, ora ho sbagliato a. Ora ho sbagliato. Però, se avessi alzato l'ulti, cosa che farò adesso. Bene. Non sbaglio, due ulti di fila, sarei scemo. Questo Graves, ce lo facciamo. Dai. Perché scappi, Graves? Graves. Penso che stia iniziando a capire che deve andarsene. Allora, firo ancora il flash. Lo prendiamo. Niente, niente, però siamo sopra. Cioè, di farm siamo uguali. Ma le sto dando molta punta a prescindere. Continuiamo a pressare, magari prendendo i minion. Il TP ce l'abbiamo tra poco. Fiora il TP ce l'ha ancora. Zed che sta a fare macelli 2-0 2-0-39. Ok, abbiamo giusto un po' di colpetti. Si è presa la BF, cioè proprio. Ti stai suicidando, Fiora. Ok, mi farà malissimo, ma non mettendosi né armor né un pochino di sustain. Appena la prendo, muore. Proprio. Se magari riuscissi a prenderla. Vedete, quando colpite con la Q nel mezzo del cerchio e non a lato, a parte fare questo suono brutto, e poi farete la metà del danno. Minchia. Sto finendo il mana, sono morto. E sono morto perché non avevo mana. Non me ne sono accorto. Lei l'ha visto, se n'è accorta e mi ha. Colpa mia, colpa mia, colpa mia. Comunque con la BF fa molto molto male. Mi sa che mi metterò giusto per precauzione una chain vest. E poi dopo mi inizio a buildare la Titan Kid. Cosa ho sbagliato? Ho sbagliato io. Ho decisamente sbagliato. E non ho molta familiarità con Darius, soprattutto con il mana che consuma e. Cioè, l'ho consumato il mana e non mi sono nemmeno reso conto. Questa kill non devo dargliela. Ora questa wave metà ce la perderemo, se non tutta. Penso metà. Vediamo un po' il nostro team. Shokka, Darius, Fortune, Braum, Rengar. Loro. In late forse. Credo che vinciamo noi in late, siamo più forti. Questo sempre in linea teorica. È tutto sempre in linea teorica, non è mai nulla di certo. Se io magari prendo un cazzo di minion. La troia. Oh. Mi sfortuno alla fine sempre mi sfortuno, sempre forte, sempre tardo. E che loro hanno Graves, anche se non mi sembra questo granché. Devo uccidere Fiora uno contro uno, basta. Ce l'ho già fatto, ma voglio tirargli l'ulti in faccia. Se no non sono un Darius se non lo faccio. Questo sta mettendo l'infinity. Minchia, è buono, eh.
Cioè, è buona per il mio personale divertimento, visto che non mi piace giocare contro i tanconi che stanno tutti safe. Non è che anche questo sta safe. Però, cioè, se configura mette l'infinity come primo oggetto, hai davvero le palle, cioè, te lo concedo. Ok, benissimo. L'unica pozione l'ho sprecata. Mettiamo una ward. Perché ora che Fiora, non dico che è in vantaggio, ma comunque mi tiene testa, è abbastanza pericoloso un engage. E non va bene sta cosa. Non va bene che Zed sia Rampage. Minchia. Oh, proprio appena non la prendo, eh. Mamma mia, che slow! Cazzo! Se l'avessi presa. Ecco che arriva Grace. Perfetto. Male. Parte che non ho capito come si è annullata l'ulti su Grace perché io gliel'ho fatta. A parte quello. E poi che culo, cioè non me ne sono accorto, io appena l'ho vista arrivare l'ho ultata e mi ha fatto... Porca troia, che sfiga che ho. Che sfiga! Mamma mia, che sfiga. My bad, però che sfiga. Affanculo Grace, PG di merda. Fiora pure. Non che Dario sia bilanciato, però che sfiga, ragazzi. Che sfiga. Unlucky, sono un po' unlucky sti game. Ho preso la prima kill sul fiore e poi mi sono adagiato sugli allori. E ora sto così. RSS, non penso che sia ricollato. E anche la chain vest, cioè neanche l'armor mi ha salvato. Buildarsi armor su fiora è un po' inutile, visto che fa la tour damage. Per questo sarebbe meglio andarci aggressivi. Poi, se avete notato, la W mi ha slowato l'attack speed tantissimo. Anche per quello che... Ah, non si fa l'Infinity, ora se ne sa la fine. È anche per quello che ho perso quel trade. Però... è poco ci puoi fare. Mi ha usato meno la W. Anche se non penso che l'avrei ucciso con l'ulti, però... Ora, mica, stai vincendo, ma perché stai così lontano? Mamma mia, che noiosa! Cioè, fa bene a stare lontana perché potrei killarla, però che noiosa, mamma mia che noiosa che sei, vaffanculo, vado a gankare le altre lane. Poi prende quello per il culo. Ancora! Mamma mia, che zella, meno male che se n'è andato perché potevano killarmi. Non so perché se n'è andato. Ah, perché è stata la pink. Meno male. Già. Meno male che c'era la pin, ma che l'ho messa. Era morto, se no. Cioè, Zed mi ultava. Arrivava Fiora con tutto lo speed del mondo e mi finiva. Ora Zed è tornato mid. Zed è tornato mid. E ora si usa quella pozione di mimica. Guarda, ma come sta lontana? Che noia che sei, che noia! Sei davvero noiosa! Affrontami come un uomo! Mamma mia, che noiosa che è. Vaffanculo, mo la pull. Ma come sta distante? E io, facendo così, cioè, sono a rischio di gank. Sono a super rischio di game. Infatti me ne vado. Me ne vado anche in fretta. Zed è fidatissimo, 6-1. E Grace pure, 3-0. Chi è mid? Cho'Gath? Come fai Cho'Gath a perdere contro Zed? Cioè, vabbè, ok, se Zed è un po' furbo, ce la fa a evitare tutto. Però porca troia. E Cho'Gath. 1-5. 1-5, mamma mia.
Meno male che Shami Sport è un 5-2. Ma meno male. Infatti penso che in teamfight starò appiccicato a quello di Miss Fort. Tanto in teamfight Darius, ok, è forte, c'ha l'ulti, però non fa quel gran danno da solo. A meno che non prendo, mamma mia. A meno che non ho lo squishy target proprio in faccia e gli scarico tutto quello che ho. Altrimenti non è che sia molto utile. Penso che in questo teamfight sarei più utile stando dietro, aspettando che Zed ulta Miss Fortune, poi usare tutto su Zed, ucciderlo e fare la peeling a Miss Fortune, che ora è morto. Ora io mi sto chiedendo, dove cazzo è Fiora? No, 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 FF è un cazzo. Sei 1-2, non è che sei. Perché sei 0-5. Stupore. Fino a morire, cioè, non c'è problema. Non c'è problema. Fiora è sparita. Guarda, se Fiora mi sta aspettando sotto torre così, è veramente pessima. Veramente, veramente pessima. Che gli posso fare? Nulla. Ma come? Non lo sto nemmeno zonando poi. Ora, Rengo, bravo. Mamma mia, quanto sei fighetta. Non riesco a prenderla, non riesco a prenderla, ci posso fare poco. Ci posso fare poco. Non so se ho fatto bene. Che cazzo è? Mamma mia, che noioso pure lui. Che noioso pure lui. Dai, Cho'Gath, per favore. Vaffanculo. Che cazzo. Proprio fuck you. Minchia, noioso. Noioso come pochi. Eh sì, so salte, perché sì. Perché sì. Perché sto perdendo contro Fiora, perché ci ho dato 1-6. E tu sei 8-2, mamma mia. Chi ci salverà? Riusciamo a prenderla? Dai, che dici, Rengo? Bravo! Sì, ma non andarci così aggressivo. Ma vabbè, ma che sfiga ho! Ma che sfiga ho! Adesso non possiamo andarci. Ciao Rengo. Mi dispiace. Avessi avuto l'ultimo, l'avrei ucciso. Avessi. Avuto. Ciao, se ci muore ancora. Allora, diceva Titanix, ce l'ho qui. Ninja Tabi. Ninja Tabi. Sono tutti AD. Tranne Morgana. Ninja Tabi, anche se contro Fiora non mi serviranno, ma contro Zed sì, ma che cazzo fai, Cho'Gath? Ma perché sei rimasto? Mamma mia, che scandalo, però. Non lo flammo neanche, perché. Mamma mia. Zed si poteva morto subito. Se riesco a prenderlo, cosa è impossibile, perché ce l'ha doppia. E io sono Zed main. So che non lo prenderà. Beh, rimetto questa qua. Magari. L'ha tolta. L'ho bloccato per un attimo. Mi ha fatto spaventare dalla ward. Oh, ora che collato. Che collerà adesso. Con la Titanic ora. Dovrei essere abbastanza, credo, buono contro Yoram. Dai, Rengo, stai prendendo un paio di kill, buono. Se poi Rengar salta in testa a Ezreal, o a Graves, che forse è meglio. Dovremmo riuscire a Hydra, BF. Devo stare attento a non farmi bloccare minchia, quanto sei noiosa!
Allora, facciamo a chi zona meglio, non so. Stiamo fermi. Metto a fare l'evoluzione con la palla. Devo fare niente. Non è che sto usando il TP. Bravo, l'abbiamo preso. Stai guardando dietro, a me non mi frega un cazzo, io ti attacco. Brava, deficiente. Proprio quello che aspettavo. Oh, senti, tu sei scemo, vieni così addosso. È tanto scemo, ma tanto non posso uccidere. Una flash. Però ci prendiamo la torre. Ho preso il drago. Poi il double kill. Qua c'era ancora Zed, come era ovvio. Usciamo un po'. Oh, e ce ne andiamo. Io ero già tornato, che non mi sa cosa da TP. O forse no, ho usato specialmente le ende. Adesso, visto che non siamo in vantaggio, Deadness Blade. Quando non siete in vantaggio, o siete più o meno pari, se avete un Juggernaut come Darius, è sempre meglio buildarsi armor, buildarsi tempo. Quindi io ora mi farò Deadman's Blade, poi a seconda di come si evolve il game, se recuperiamo un po', mi metto la, come si chiama, la Black Cleaver, così ho un po' più di AD, ancora un po' più di vita. I farm stiamo messi bene. I kill, insomma, siamo normali. Quindi vabbè. Ora, appena inizierà il teamfight, farò esattamente come ho detto prima. Starò vicino a Miss Fortune, che è l'ambulanza. No, no, no. Che è il target da proteggere, se magari sta vicino a me. Non vedo niente! Credo che sia flashato. Non vedo niente. Minchia, quel fumo! Io odio il fumo! Devo mandare un pick dalla dietro di lì. Bannate quel fumo, cioè rimuovetelo dal gioco, il blind. Non ha ma non il blind, quello tipo di Teemo. Questo di Queen e di Grace non ha senso. Io spero che non possa farmi, Zed. Mi sa di sì. Zed può killare. Mi può killare. Volendo. Qua mi dice meglio che ce ne andiamo, sapete? Via, 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 bronze. Mi sforzo, scappo pure tu, tanto che tu sei veloce. Mi serve un 50 gold per... 50 gold per la Dragon's Blade. Ah, interessante, se uso la passiva della... cioè l'attiva della Titanic Hydra assieme, mentre tiro il Basic Attack, si annullano entrambi, quindi non combina un cazzo, ben buono a sapersi. Buono a sapersi. Ora io vorrei andare top perché sennò la mia torre cade. Trago tra 2 minuti e mezzo, quindi per ora non mi devo preoccupare, andiamo top. Deadman's Blade me la sono fatta. Resistenza magica penso sia molto inutile che me la faccio. Sì, direi che è inutile che me la faccia. Però, come ho detto prima, ci faremo... Oh, benissimo, ci siamo pareggiati un po' con le kill. E le torri, insomma, non è male. Sbaglio io o la passiva, cioè l'attiva della Titanic mi sembra più lenta dell'Hydra a resettare l'auto-attack? Forse è Darius che è lento. 0,70 di attack speed. Non è che sia velocissimo. Darius ha 2 reset dell'auto-attack assieme al... assieme alla Titanic, la W e la Titanic, che è buono. La W stacca anche sulle torri, quindi usatela se dovete fare questo lavoro. Ora, la torre la buttiamo giù. Prima che qualcuno arrivi, riusciamo a buttarla giù.
Sbatto del coso di Ezreal, continuo. E via, ce ne andiamo immediatamente. Potrei farmi Ezreal, ho anche il flash, ma manca tutto il loro team, quindi è meglio che io me ne scappi e me ne vado. E non vorrei gettare il vantaggio che ho a dare una kill inutile. Visto che c'è il drago tra un minuto, direi che mi faccio i Krax, mi prendo il Phage e poi ci riuniamo al team. Perfetto, ora l'ho reso utilissimo. Facendo questa combo completa un Ezreal, lo shottiamo. Cioè, lo shottiamo, diciamo, metà vita, poi con la, gli do una bella pallonata in testa. Oh, 2 punti! Credo sia 2 punti, non sono bravissimo nel basket. Ma penso che il tiro da vicino sia 2 punti. Andiamo su, perché adesso devo buttare giù tutto. E penso ci riuscirà, sì. Oh, fantasmini, ecco, è slowato per 30 anni. Addio, torre, è stato bello averti conosciuto. Mettiamogli una ward, magari si impauriscono. Uso. La ward! Attenzione, la ward blu! La ward blu impaurisce tutti! Bro, ma hai uno scudo, bravo. Oh, bene. È il caso di utilizzarlo, sai? Le mie tieni esprime, mi piace. D'altronde non c'era nessuno, anche come sforzo. Ora sarà il caso di grupparci, che dice? Che ne dite? C'è anche il drago da fare. Minchia, c'è il drago da fare! Che minchia, ha shottato! Boom! Bam! È l'ora del drago! E Rengar voleva arrendersi, minchia, fighetta che sei! Non ci si arrende! Perché mi sfatto un drago? Che ci faceva lì da sola? Io mi chiedo. Ah beh, si è afflusciato. Ha conosciuto Morgana, un po' più comprensibile, anche se non doveva starci da sola, però. Sono errori di gioventù. Cooldown non ne ho niente. Forse dovrei mettere un po', ma anche no. A te ti prendo? Ti prendo. Non ti prendo, però posso usare il TP qua. Poi è inutile perché la torre ormai è morta, ma. Insomma, guadagniamo tempo. Sei qui? Sei qui. Minchia, codarda, coward. Vaffanculo pure a te. Torniamo mid, tanto quella torre prima o poi cadrà, non ci posso fare nulla. Torniamo mid, è meglio. Siamo grossini, 3k di vita, 167 di armor, siamo grossini. Penso che mi farò anche la Tormel poi. La Tormel. Dovrei mettere il client in giapponese. Lo metterò appena esce Jin, visto che se lo metto adesso sarebbe inutile. Perché poi devono rifare la voce per Jin, quindi che senso ha? Aspetterò che lo sviluppino completo. Allora, chi è il priority target da prendere? Ezreal è 1-7, quindi non fa danno. Fiora 3-1. Allora, io. Cazzo, ho sbagliato. Ho sbagliato perché quel cazzo di blind non mi ha fatto vedere. E non ho visto che aveva la stera qui. Cioè, non stiamo vincendo. Io. Salvami, 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 sì, gioco, 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 gioco. Dai, uccidilo! Porca troia! Questa che spaventa. Non ha spaventato stavolta. Ma Rengar non c'era? Ma perché sei giù? Io non ho seguito molto bene il teamfight. Non so se Rengar era in teamfight e poi se n'è andato via. Ha recollato. Ma perché è tornato botte? Perché sta junglando? Vabbè, non lo capisco. Non lo capisco, ma capisco una cosa, che devo andare mid. Penso che Misfortune l'abbiano one shottato, non so chi, credo Zed. Ero troppo lontano per fare quello che avevo detto di fare, ovvero stare vicino a Misfortune, ero troppo lontano. Se no l'avrei fatto, quindi mi sono concentrato su. Quindi Fiora se ne sbatte anche di meno, un colpetto, toc. Mi sono concentrato su Grace, visto che era il più fittato, ho detto boh, provo a ammazzare lui.
Mi farò la Tormel decisamente. Il danno più alto da loro, di loro viene da... Anche perché AP non ne ha. A parte Morgana, che danno ne fa. Chi è che sto venendo cesato? Perché? 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 Minchia scappa! Allora, Z è lottato. Ok? Muori! Tu pure! Non riesco a prenderla! Tu pure! Quasi. Quando avremo. Ok, la R al. Questo non ve l'ho detto, non ve l'ho detto perché. Perché non ve l'ho detto. La R di. L'ulti di Darius, appena arriva a livello 3, diventa come i bei vecchi tempi, ovvero senza cooldown ogni volta che uccide qualcuno. Ed è così che potete fare le pentakill, cosa che io non penso fare in questo game, però. Non si sa mai. Non mi farò una pentakill, magari, però mi farò il bar. E ci faremo il bar. Oh, un mucchio di minion, mettiamo il tempo che spaventa. Oh, anche loro l'hanno messo, ma io mica sono scolardo di loro, mi spavento per il tempo più. Bello, Rengar non c'è, cioè il jungler. Il jungler, quello che dovrebbe fare il Baron, non c'è. Vabbè, ok. Vabbè, giusto, abbiamo Cho'Gath con la R, che funziona anche meglio di uno smite. Black Cleaver e Thornmail. E Summoner is disconnected. Ah, l'ho letto adesso. Miss Fortune si chiama Basta 88. Ma basta nel senso di basta o è un nome così a caso? Il mio PC inizia a surriscaldarsi, quindi direi di chiudere il game in fretta. Abbiamo un mucchio di farm, stiamo facendo il nostro lavoro. Siamo molto molto grossi. Miss Fortune si è riconnesso, bene, sono buone notizie per ora. Bravo Rengo, bravo, inizia a fare quello che devi fare, perfetto. Ora di ulti facciamo 1150 col max delle stack. Tanta roba. E ora vai, stai pure top, mi sbatto il cazzo, non si giamo niente. Anzi, ora andrei in bot perché. Guardami. Cazzo bastardo! Lo sapeva. Cazzo, sbagliato. Ora vediamo se mi auto. Cioè, non lo prenderò mai. Vaffanculo. An ally has been slain. An ally has been slain. An ally has been slain. I've been slain pure io. Sono una natura qua. Minchia, che bello. Che bello inglese italiano. Party. That fucks me. Eri lì da solo. Quindi più blu. Prima che se lo prenda Zed. No! Un altro gioco. Quanta roba! Porca troia in due, poi Fiora non so se mi ha ultato, però mi ha fatto troppo male. Avessi avuto la Tormail. Avessi avuto la Tormail. Mi sono fatto baitare come un nabbo. Mi sono fatto baitare come un nabbo. Mi sono fatto baitare come un nabbo. Cioè, mica il red di Zed mi ha tolto 384. Dual stance, ma no? Questa è la. Ah, chi è che muore? Mi ha dato tutto qualcuno. Addio, Miss Fortune. Miss Fortune, sei a 35 minuti di game e ancora non ti sei preso una Quicksilver Sash. Game still not USS. Ma che? Io sono il primo a dire che la Quicksilver Sash è un item ingiusto, essendo un Zed main, non ha senso che un oggetto ti counteri praticamente un ulti, però. Visto che c'è, usatela, giusto? Visto che abbiamo uno Zed contro fiddato 15-5. Questa è la classica regola del troll. Una volta che ne prendi uno, ne catturi uno, li prendi tutti. Oh, stavo andando così bene, perché dobbiamo trovare? Perché? 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 Praticamente mi sono fatto.
prendere io lì, quindi è colpa mia. Però no, ma non è vero, ma l'ho presa! Aiuto! Aiuto! Mica, mi hai sparato, fai qualcosa! Hai l'R! Mi sparo! Ma sei ritardato? Sei ritardato? Sei ritardato, erano tutti in fila, perché non hai usato l'R? Ma ci di cosa che ce l'avevo? Ma non prendi per il culo! Dai, ma che minchia, minchia, mi prendono pure per il culo, mi fanno incazzare sta cosa. Ce l'avevo, l'ho visto. Che mi metto? Mi metto altra arma. Ho la torme, eppure mi fanno malissimo lo stesso. Attacco è inutile che me lo metto ancora. Ma si catta il 742. Mi ha fatto parecchio male anche Morgana. Io ho resistenza magica. Però non posso farmi la magica sopra il Morgana. Lì di nuovo mi sono fatto prendere come un babbo. Sono fatto prendere come un babbo. Can we group? Sì, ok che ci ho gatto perso. 3-12, mamma mia. Però possiamo ancora farcela. Ok, che vuoi la solo cash, però devi farlo. Boh, ora sto appiccicando gli sforzi, vaffanculo. Che ancora non si è preso la Quicksilver Slash. Ancora. 36 minuti. 36 minuti. Muori. Muori anche. Che palle sti flash. Dai, mamma, c'è un problema con il range della E. No, un fottuto problema, non riesco a calcolarli bene. Vedi. Guarda il ninja. E la swift. Perché? Perché sta cosa? Perché sta cosa? Cioè, scusa, ma quanto mi ha fatto con quella W doppia? Ma scherzi? È un bug. Mamma mia. Vai Rengo, dai Rengo, su. Il mio PC sta esplodendo. Dove cazzo stai andando? Prendi l'inibitor. Io vado con lui. Boh, andiamo via per l'amor di Dio. Via. Brava Miss Forti. Vediamo se ricordo la mano. Ok, non è. Bait. No, niente bait. Grazie, c'è Morgana. Stavolta. Ma perché non mi fa ultare? Ok, buona. Non è stato esattamente quello che volevo, però buona. Leggero sempre più. Io penso che ero in range di. Ero in range di ulti con Morgana lì, però non mi ha fatto ultare. E non mi ha fatto ultare perché la Q a quanto pare annulla tutte le animazioni di avvicinarsi. Io mi metto la Guardian Angel. Mi metto la Guardian Angel, voglio vedere a uccidermi. Lo voglio proprio vedere. Del mio team mi sa che sono il più fiddato. Sì, sono il più fiddato. No, anche Miss Fortune. Vabbè, lo dici no. Allora, il blu ce lo prendiamo. Perché voglio castare le Q ogni 2 secondi. E Ashogat. Ashogat non serve, è una sega Ashogat. Serve più a me. E anche la W ce l'ho ogni poco. Ah, ecco, un'altra cosa che non vi ho detto, scusate, me ne sono completamente dimenticato. La W. No, scherzavo.
Quella era la vecchia passiva di Darius, ovvero che ogni stack di emorragia sul... Dove cazzo vai? Non te ne vai da nessuna parte. È andata. Muori. Muori. Allora, Zed, torna di qua. Zed, torna di qua. E tu muori! Perfetto. Oh, Arresi, perfetto. Vaffanculo. Fiora di merda. Quanto cazzo giocavi safe, tua mamma troll. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Darius è sempre OP e stupido, come sempre. Come sempre, due volte. Ci vediamo domani al prossimo video. Ciao, 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 ciao.